Buonasera, detto già Vito, io non dovrei essere qua, quindi mi spiace la nuova miss che ho, è quella da stadio, non tanto da candidata. Scusate, io sono molto emotiva, quindi già il fatto di essere qui con un microfono in mano per me è già un grande salto. Colombini Laura, nata a Brescia, 7-7-66. Sono una disoccupata, cioè più che altro una precaria disoccupata attualmente. Sono iscritta alla facoltà di lingue e letterature straniere a Venezia, alla Ca' Foscari. Come non so se c'è il giornale di Brescia Oggi, per hobby, sì, in effetti per hobby. Sto studiando il mondo islamico musulmano. Poi non mi tedio con altre cose riguardo alla mia vita privata. Voglio soltanto dire una cosa. Io sono qua perché ho aspettato l'ultimo giorno per iscrivermi. Uno, perché il primo motivo è perché io, come ho detto prima, sono molto emotiva e già il fatto di dover parlare davanti a telecamere mi rendeva nervosissima e l'avevo scartata in partenza. Secondo motivo è una specie di risposta a mio padre. Mio padre è un berlusconiano di ferro, quindi che sotto l'evidenza dei fatti non cambia idea. E ho voluto un po' stimolarlo, un po' provocarlo l'ultimo giorno, il mercoledì, chiedendogli: papà, ma se io mi dovessi candidare col Movimento 5 Stelle alle regionali, tu cosa faresti? Mi voteresti? E mi ha risposto di no, un no secco, un no secco. E allora ho deciso in quel momento, ho detto ok, allora mi candido anch'io. Perché? Mi candido perché voglio dimostrare a mio padre e a tutti quelli che ancora purtroppo, questo lo aggiungo io purtroppo, lo metto tra parentesi, credono ancora in Berlusconi e in quel nell'uomo della provvidenza, vorrei dire loro che esiste tutto un altro mondo ed esiste un'alternativa. L'alternativa è sto parlando tantissimo. L'alternativa siamo noi, siamo tutti i ragazzi che sono qui presenti, quelli che sono là in fondo che saluto tanto, e siamo ragazzi che credono in valori. Valori sono la correttezza, la sincerità, la trasparenza. Infatti io per un disguido tecnico probabilmente non potrò candidarmi, quindi, ma questo non mi importa, perché io so che lavorerò con questo gruppo, sarò sempre presente e darò il mio contributo con la mia partecipazione.